Migliorare la riciclabilità degli imballaggi è uno degli obiettivi fondamentali nella transizione verso l'economia circolare. In che modo il progetto europeo BioCompact cerca di raggiungere questo obiettivo? Il progetto BioCompact effettivamente sta cercando di coniugare le proprietà della carta con le proprietà della bioplastica, mettendo insieme questi due materiali che sono entrambi di matrice rinnovabile e biodegradabile, consente di ottenere un prodotto che sicuramente ha un livello di sostenibilità più elevato. Quello che stiamo cercando di fare in questo progetto è di non focalizzarci solo sulla compostabilità dei materiali, ma anche guardare alla riciclabilità nella raccolta differenziata della carta di questi materiali attraverso un miglioramento del loro ecodesign. E quello che stiamo cercando di comunicare è anche il fatto che la riciclabilità come materiale o la riciclabilità come sotto forma di compostaggio devono seguire una logica di progettazione sensata e di loro smaltimento in funzione delle tipologie di imballaggio e di applicazione del packaging e non solo seguire le logiche di mercato. The main goal of the BioCompact project is to address the issue that we have with packaging that's made of two different materials, of paper and plastic. There is more and more of such packaging, and this packaging is actually a limitation and an obstacle for recycling, for the circular economy, and also for, let's say, composting. So it's very practical on one side, it's very functional, but it's an obstacle for waste management. And we're trying to address that, to give guidelines and examples on how to improve such packaging so it would then seamlessly be able to use it in the waste management, different treatment options. Allora, noi come Lega Ambiente seguiamo l'intera comunicazione del progetto. Questo progetto ovviamente si inserisce a pieno in quello che noi cerchiamo di portare avanti da anni, che è la vera attuazione dell'economia circolare. In questo caso stiamo parlando di un settore, quello degli imballaggi, che muove oltre 30 miliardi di euro di fatturato all'anno e quindi ha un grosso impatto soprattutto per quanto riguarda l'end of life dei prodotti. E quindi il BioCompact si inserisce appunto in questa strategia di promuovere una strategia europea per quanto riguarda il settore degli imballaggi, che vadano poi a riciclo, al riciclo di materia, soprattutto in questo caso per quanto riguarda la carta, per andarne a recuperare le fibre, soprattutto per quanto riguarda il riciclo organico, quindi per andare poi ad impianti di digestione aerobica o anaerobica per la produzione di biometano e di compost di qualità.